Il tempo che trascorre è il più grande rivale della umanità. Ebbene, io sono della idea, sono del pensiero che il tempo innanzitutto sia inarrestabile, ci sarà sempre dentro al nostro cervello, ma è una pura utopia. Il tempo, dal mio punto di vista, è pura utopia. Che significa? Significa che noi non lo vediamo, significa che noi lo abbiamo nel nostro cervello, lo abbiamo nei nostri orologi, ma di fatto il tempo non esiste. Guarda gli animali non hanno tempo nel loro cervello, seguono i ritmi della natura, seguono i bioritmi, vivono una vita facile, semplice, reattiva, piena di cose che ovviamente trovano, ma soprattutto si cibano di ciò che la natura, madre suprema, benigna e salutare, salutista e garantista, offre loro. Un leopardo che vive in Africa, oppure un ghepardo, un leone, mangia ciò che trova nella foresta, o meglio nella savana. Noi invece no, noi esseri umani. Se non abbiamo la pecunia, i soldi, il denaro, le banconote o anche le monete, non possiamo fare ciò che vogliamo. Non possiamo, detto in modo molto semplice, nutrirci. Moriamo, moriremmo di fame. Ecco, tutto questo ti fa capire alla fin fine che innanzitutto il tempo, ripeto, che è una mera convinzione umana che l'essere umano si è creato per darsi dei ritmi, per darsi dei tempi, per darsi, diciamo così, una scadenza che può essere una scadenza fissa, una scadenza non fissa, eccetera, eccetera. E in secundis il tempo trascorrerà per sempre, però, ripeto, sempre e solo nel nostro cervello. Vedi, la Terra, che è il pianeta dove tu ed io abitiamo, è un pianeta che non conosce tempo, gira sì su se stesso, gira sì intorno al Sole, che è la nostra stella fondamentale per la vita, però il tempo non esiste. Se noi non esistessimo, se l'essere umano non esistesse su questo pianeta e ci fossero solo gli animali, non ci sarebbe tempo, non ci sarebbero scadenze, non ci sarebbero problemi, perché l'essere umano è contornato da problemi, non ci riprodurremmo, non ci sarebbe nulla di nulla. Forse solo gli animali vivrebbero in questo pianeta, tranquilli, sereni, cauti, ma soprattutto senza paura di sorta. Mentre invece l'uomo, l'essere umano, ha paura della morte e del morire, gli animali no. Gli animali vivono sereni per quel che possono vivere, muoiono sereni, tranquilli, il dolore lo hanno, ma non urlano come noi quando stiamo, per esempio, male, urliamo dal dolore, ci dimeniamo di qua e di là, stiamo davvero a pezzi. L'animale può sì manifestare un dolore, ma in genere è un dolore che può esserci eventualmente in chi, per esempio, detto fra di noi, è un animale domestico. E può essere, per esempio, un cane, un gatto e quant'altro. Ecco. Tutto ciò quindi per dire che il tempo è il rivale numero uno della umanità, degli esseri umani. Perché noi che lo abbiamo creato, questo io lo chiamo mostro, questo spauracco, questo chiamiamolo essere inattangibile ma perfettamente visibile grazie ai nostri orologi, che ci spiazza per quanto va di fretta, per quanto va veloce, per quanto con grande disinvoltura, per quanto con grande nonchalance, continua a scorrere in modo indelebile, in modo, diciamo così, forte e in modo troppo, nonché eccessivamente rapido. Ecco, l'orario è fondamentale per gli esseri umani. Per gli animali no, gli animali vivono vedendo quello che c'è e cibandosi di ciò che la natura offre loro, ripeto, ma soprattutto vivono grazie al fatto che vedono attraverso gli occhi, attraverso quindi la vista, quando è giorno e quando è notte. Quando è notte, quindi molti vanno a dormire, altri ovviamente escono dalle loro tane,
Mi riferisco alle talpe, per esempio, animali notturni che vivono sotto il sottosuolo e vivono una vita di tipo ciclico. Invece noi esseri umani abbiamo bisogno di ritmi, abbiamo bisogno, abbiamo la necessità, abbiamo la purtroppo costrizione di vivere essendo, estando e restando schiavi del tempo. L'essere umano è schiavo del tempo, è che schiavo è rivale della umanità. Il tempo è il nostro antagonista per eccellenza. Il tempo è colui che non vediamo, ma di cui percepiamo ogni mossa. Scorre con rapidità totale, con rapidità infinita, esiste ed esisterà sempre, e purtroppo è un, chiamiamolo, problema, uno scoglio dal quale si può ben poco fare, ben poco, diciamo così, avere a che fare. Beh, vi ringrazio per l'ascolto, ti ringrazio per la visione, il video termina qua, iscriviti, mi raccomando, commenta. Un saluto da Leandro Smeri di Roma.